benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono successi ben due miracoli. Uno, c'è il sole qua a Milano, cosa che non succedeva da circa 3 settimane. E due, è domenica, quindi non ci sono gli operai che lavorano tutto il giorno, tutti i giorni, dalle 7 di mattina alle 7 di sera sotto casa mia. Quindi posso fare questo video. Oggi sono qua per darvi alcuni nuovi esercizi che ho, perché da tanto tempo mi stavate chiedendo se potevo farvi un altro tutorial o comunque trovare dei nuovi esercizi per fare la spaccata, e quindi eccovi accontentati. Vi lascio comunque qua sopra e qua sotto tutti gli altri tutorial sulla spaccata che avevo fatto nel corso degli anni. E ora vi lascio gli esercizi. Bisogna ricordare che vanno tenuti almeno 30 secondi a esercizio e che vanno fatti costantemente, perché, come dico sempre, non è una cosa che viene dall'oggi al domani. Quindi ora iniziamo! Iniziamo con dei semplici esercizi per riscaldare le anche. Ci mettiamo con la schiena a terra e posizioniamo le gambe a farfallina. Teniamo questa posizione per 30 secondi muovendo un po' le anche. Sempre per riscaldare le anche ci mettiamo in svastica e muoviamo l'anca verso avanti e verso dietro. Poi ripetiamo l'esercizio a sinistra. Ora ci posizioniamo a terra come se facessimo un gran piè in seconda posizione, con i piedi attaccati al pavimento. Manteniamo questa posizione per 30 secondi e cerchiamo di avvicinare il più possibile il bacino al pavimento. Adesso ci alziamo in piedi, divarichiamo le gambe e andiamo con la schiena in avanti, come se stessimo fuori asse. La schiena deve essere il più dritto possibile. Da questa posizione pieghiamo le gambe, le stendiamo e poi andiamo in relevé. Ripetiamo questo esercizio per 8 volte. Ora andiamo indietro con la schiena, sempre a gambe divaricate. Poi ci spostiamo sulla gamba destra e successivamente sulla sinistra. Ora ripetiamo la sequenza con i piedi uniti. Andiamo fuori asse, quindi da questa posizione facciamo plié, stendiamo le gambe e poi andiamo in relevé. E successivamente torniamo dietro con il busto. Ora ci sediamo a terra e facciamo gambe in mano a terra laterale. Ripetiamo l'esercizio per 4 volte. Terminiamo i nostri esercizi con una sequenza che forse è la più importante di tutte. Non bisogna dimenticarci che dobbiamo ripetere tutta la sequenza a sinistra. Come ultimissimo esercizio ci posizioniamo con la gamba davanti svastica e con la gamba dietro allungata, e da questa posizione andiamo prima a fare un cambré all'indietro e poi ci allunghiamo in avanti. Ripetiamo la stessa cosa anche a sinistra. Bene, il video è finito. Se ti è piaciuto, lascia un pollice in su e iscriviti a questo canale. Non dimenticarti di seguirmi su tutti i miei social, soprattutto su TikTok, Musical.ly e Instagram, e di condividere soprattutto questo video con tutti i tuoi amici e le tue amiche che vogliono imparare a fare la spaccata. Vi do un bacione enorme e noi ci vediamo lunedì prossimo con un altro video. Ciao!